Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi con questo video inizio una nuova rubrica dedicata alle ricette tratte dai fascicoli che ho acquistato in edicola un po' di tempo fa. Vi lascio qui nelle schede il link dedicato alla presentazione dei miei libri in cucina in cui vi ho parlato di questi fascicoli che si chiamano ricette facili e veloci con i miei bimbi. Ovviamente le ricette che andrò a realizzare sono un po' modificate. Come sapete io sono intollerante al lattosio, allergica alla caseina e di conseguenza ho necessità di modificare alcuni ingredienti presenti nelle ricette che appunto realizzerò. Quindi questi tutorial sono dedicati in particolar modo all'intollerante al lattosio, ma ovviamente ognuno poi è libero di modificare gli ingredienti come meglio crede. Inoltre con questo video collaboro con lo staff di unblog.it con cui ho già collaborato in precedenza, vi lascio qui su il link al video precedente, i panini che ho fatto per unblog, vi lascio poi nell'info box tutti i link per andare a visitare questo sito dove prevalentemente si realizzano panini e hamburger. Ho deciso quindi di cominciare a realizzare la prima ricetta del fascicolo panini per hamburger. Non mi dilungo oltre e quindi sigla! Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi voglio preparare questa ricetta dei panini per hamburger. Gli ingredienti che ci occorrono sono farina Manitoba, farina zero, zucchero, sale, latte delattosato, lievito secco, uova, zafferano, burro delattosato. Per il procedimento inseriamo all'interno del boccale il latte, e il lievito secco. Impostiamo un minuto. 37 gradi, velocità 1, in modo che il latte si riscaldi. Adesso spengo e aggiungo al composto di latte tiepido una parte delle farine, esattamente la metà, 175. Ho posizionato il setaccio. Aziono la bilancia e peso i 175 grammi. Aggiungo 5 cucchiaini di zucchero, quindi sono 25 grammi, e impasto per un minuto a velocità 2. Ora spengo e aggiungo a questo composto la restante parte di farina, lasciandone da parte 2 cucchiai. Aggiungo poi le uova e impasto tutto per 2 minuti a velocità 2. Fermo ora la macchina, apro.
aggiungo 50 g di burro e impasto a velocità spiga per altri 2 minuti. Rispengo la macchina, apro, aggiungo gli ultimi 50 g di burro, il sale, impasto per altri 2 minuti sempre a velocità spiga. Ho unito ai 2 cucchiai di farina messi da parte lo zafferano e adesso aggiungo all'interno della ciotola e faccio impastare per 2 minuti a velocità spiga. Adesso spengo la macchina, apro il boccale e verso l'impasto ottenuto all'interno di una ciotola capiente, leggermente imburrata, non infarinata. Adesso lascio lievitare il composto per 1-2 ore, comunque fino al suo completo raddoppio. Trascorso il tempo di lievitazione avrò ottenuto un impasto bello gonfio, quindi procedo sgonfiandolo con una paletta, lo posiziono sul mio tavolo da lavoro e lo impasto più volte, sempre con la spatola stessa. Il composto risulterà molto appiccicoso, ma non è un problema perché con un po' di farina riesco perfettamente a staccarlo. Creo così dei piccoli panetti e cerco di dare una forma più rotonda possibile, impastando ogni singolo panetto e arrotondandolo con le mani, così come faccio in video. Terminato tutto l'impasto, metto a lievitare i miei panini su una teglia foderata di carta da forno o un tappetino che va in forno ad alte temperature e li lascio lievitare per un'altra oretta, oretta e mezza. Quando sono belli gonfi, li inforno a 220 gradi, 250 gradi per 10-15 minuti, senza imburrarli, senza metterci su l'olio o latte o l'uovo, e lascio che appunto vengano dorati dalla cottura stessa del forno. E questo è il risultato, dei panini sofficissimi, come potete vedere. Il mio video termina qui, spero vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su, vi lascio qui accanto il video precedente e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social, vi aspetto! Ciao a tutti e bentornati sul canale, oggi vi propongo un altro video unboxing. Ho acquistato degli oggetti online e voglio farvi vedere appunto che cosa mi è arrivato. Incrociando le dita speriamo che quello che mi è arrivato è esattamente quello che ho comprato. Vediamo.